Ecco le ultime 5 profughe nigeriane, tutte in dolce attesa, accolte dal solito Donaldo Danieli. Già scappate gli altri 5 connazionali arrivati con loro stamane. Si aspettano i previsti altri 10 nuovi arrivi, che però la prefettura al momento non sa dove piazzare. Ma il parroco di Paderno di Ponzano, a sorpresa, punta i piedi. La mia parrocchia è trasformata in un hub. Adesso basta, qui non c'è più posto. Sono quasi 70 i profughi che dormono qui. Bisogna dare loro dignità, dice. Io devo dire a chi è responsabile che devono liberare questo ambiente, perché non posso darlo stabilmente, non posso far che questo ambiente sia soltanto un centro di accoglienza, anche se questa cosa, diciamo, cristianamente mi solletica proprio. Mi dà soddisfazione, umanamente parlando, di poter trasformare questo ambiente in un ambiente che è vicino agli ultimi, come dice Papa Francesco, dice che dobbiamo andare nelle periferie. Ora le periferie sono quelle che arrivano qui e dobbiamo essere attenti a loro. Però io, come responsabile, devo equilibrare le cose, tener conto che c'è una parrocchia che ha delle esigenze. Insomma, un facere taliud non omittere, fare una cosa senza trascurare l'altra.